Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi primo video dalla nuova postazione perché infatti ho traslocato, ho cambiato casa. C'è stato un momento di break sia sulla piattaforma Viola per le live che qui appunto per i contenuti su YouTube, ma da oggi si ricomincia e a tal proposito ci tenevo a portare come primo video tutto quello che riguarda la stagione competitiva di FIFA 23, perché stranamente sono uscite già le informazioni che di solito ci fanno penare, quindi per chi volesse diventare pro su FIFA 23 o ambisse ad avere un futuro all'interno degli esports, in particolare su FIFA, trovate tutte le news all'interno di questo video. Mettiamoci comodi e andiamo a vederle insieme. Eccoci dunque sulle pitch notes di FIFA 23 delle Global Series. Ovviamente vi lascio il link in descrizione sia dell'intero articolo che del link per la registrazione di cui parlerò in seguito. Ciao a tutti, ci dice Matt Loftus, ovvero il League Operation Manager delle Global Series di quest'anno, che ci parla così di introduzione dei principali cambiamenti. Innanzitutto, le Food Division Rivals rimangono la modalità d'elite per coloro che vogliono provare la loro abilità e qualificarsi per le competizioni all'interno delle FIFA Global Series. Ci sono delle modifiche alle cap online, questo include sia un nuovo meccanismo di guadagno punti, sia una modifica al sistema delle regioni e anche un rinnovamento dell'intero ecosistema dei playoff. C'è poi un evento mid-season, quindi a metà della stagione, offline, a larga scala aperto, perché come vedremo avrà 512 posti, da chiarire poi qualora si dovesse raggiungere il quorum come si farà per far giocare tutti o se chi prima arriva meglio alloggia, e coloro che riusciranno ad arrivare in fondo a questo torneo potranno qualificarsi direttamente per i playoff, per i play-in e portarsi a casa un montepremi totale di $500,000. Ci sono poi, come vi anticipavo precedentemente, play-in e play-off, con i play-in che separano le due competizioni e a tal proposito ci dice che i giocatori che partecipano ai campionati nazionali vi potranno accedere e lottare poi per arrivare a guadagnare il proprio spot tra i migliori 64 che si giocheranno i playoff e quindi l'accesso al mondiale. C'è poi una nuova competizione a squadre, quindi per il 2v2, tutta a tema EA, perché vi ricordo che all'interno di questo video non troverete news riguardanti il mondiale per club, perché è organizzato dalla FIFA, e per la eChampions League, della quale arriveranno le informazioni successivamente. Eccoci qua dunque, partiamo da quella che è la registrazione, come vi dicevo in precedenza, per poter essere elegibili alle qualifiche online, qualora raggiunti i punti all'interno delle Rivals, bisogna registrarsi al sito, che è questo qui, che vi lascio in descrizione, a partire dal 10 ottobre. La registrazione chiude poi il 31. Io il consiglio che vi do è quello di registrarvi, perché non si sa mai, magari quest'anno siete particolarmente forti, riuscite a arrivare a fare il torneo e poi non venite chiamati perché non eravate registrati. Come l'anno scorso, si dice che appunto il punteggio abilità all'interno delle Division Rivals determina se possiamo partecipare o meno in quelle che sono le qualifiche online. Anche quest'anno vengono mantenuti i settaggi competitivi che erano stati introdotti l'anno scorso e tutte le competizioni verranno giocate in maniera esclusiva su PS5, quindi a differenza del crossplay che è stato introdotto quest'anno, tutte le partite giocate sulla modalità competitiva rimangono solo su PS5, infatti dice che la modalità competitiva non supporta il crossplay e quindi avremo bisogno di una PS5 per poter giocare. Per poter arrivare al mondiale, quindi la FIFA World Cup 2023, abbiamo i cosiddetti qualifier online, alle quali accediamo se ci ritroviamo tra i migliori 512 giocatori in Europa. E la prima grande differenza è questa, perché Europa Est e Europa Ovest quest'anno non sono più suddivise, ma sono racchiuse in un'unica grande regione. Quindi diventa ancora più difficile riuscire ad arrivare non solo a prendere posizioni alte nella qualifica online, ma anche proprio arrivare alla qualifica online, perché 512 posti con tutti i giocatori in Europa sarà veramente una bella battaglia. Innanzitutto ci dice che poi i tornei giocati in Europa saranno 5, mentre i tornei giocati nel resto delle regioni saranno 4. I giocatori potranno guadagnare i Global Series Points, quindi quelli che poi determinano il ranking, un po' come la classifica ATP del tennis, all'interno di ogni qualifier online, e ci dice che in aggiunta all'anno scorso è stato introdotto anche un nuovo sistema di punti che garantisce
un maggiore numero di punti in base a quelle che sono le vittorie acquisite all'interno del torneo stesso. Quindi anche qualora non si dovesse arrivare alla fase eliminazione diretta o in fondo al torneo, per ogni vittoria comunque si guadagna un qualcosina. Ci dice questo per premiare i giocatori che magari sfumano l'accesso al tabellone, ma comunque ci arrivano ottenendo un buon numero di vittorie. Le date per quelli che sono i tornei online sono le seguenti, ovvero per l'Europa, che è quello che ci interessa, 7-8 gennaio 2023, 18-19 2023, 18-19 marzo 2023, 29-30 2023, aprile e maggio 27-28. Ovviamente i giocatori devono giocare all'interno della stessa regione per tutto l'anno, quindi se faccio due qualifiche in Europa non posso fare le altre due qualifiche in America. Per quanto riguarda invece il Mid-Season Major Event, ci dice che appunto questo è un nuovo torneo che verrà giocato in persona, sarà aperto e 1v1 con un montepremi di $500,000. Si terrà nel weekend del 7 aprile a Londra e i giocatori appunto andranno a battagliare tra di loro per due spot diretti ai playoff. I giocatori poi al top del ranking, dopo i primi tre online qualifier, verranno invitati automaticamente ai group stage. Gli altri giocatori invece giocheranno all'interno di un open bracket. L'open bracket sarà aperto a tutti coloro che compreranno il biglietto per poter partecipare in Londra. Coloro che appunto ce la faranno a uscire dall'open bracket arriveranno a giocarsela con gli altri giocatori che già sono al group stage nel championship bracket, in maniera tale che colui che sarà il campione del mid-season event guadagnerà il suo posto al Global Series playoff. Quindi ci viene poi indicato quelli che saranno gli slot ai group stage per regione, quindi 8 dall'Europa, 2 in America, 1 in Africa, 1 in Asia, 1 in Sud Asia e un altro in Oceania. Per quanto riguarda poi invece i campionati come la Serie A, la Premier League eccetera, un'altra parte importante della FIFA Global Series ci dice appunto che sono i vari campionati per i quali ci sarà un annuncio nei prossimi giorni, mesi e settimane, insomma, e anche qua avremo la possibilità di guadagnare posti ai playoff e ai play-in. Vengono introdotti quest'anno i play-in che saranno Swiss più doppia eliminazione oppure direttamente doppia eliminazione a seconda di quanti saranno i giocatori coinvolti. I play-in ci saranno il 13 e il 14 giugno per l'Europa e il 27 e il 28 maggio per le altre regioni. I play-off cambiano radicalmente perché non sono più 128 i giocatori ma vengono dimezzati, diventano 64. E i spot che arrivano dalle online cup, quindi dal ranking in Europa, sono 16, 14 dai campionati e 4 dai play-in, per un totale di 34. Quindi praticamente poco più della metà giocatori e play-off saranno dall'Europa, che è la regione da sempre più nutrita e anche più competitiva. Per chiudere invece questo torneo organizzato tra squadre, quindi 2v2, come è avvenuto quest'anno, con la Toti e la Tots Cup, la EA introduce questa EA Sports Cup ad invito, dove i 20 team più rappresentativi della scena eSports, abbiamo per esempio i Makers in Italia, l'Ajax, il PSG, il Lipsia del campione del mondo Umut con il giovane fenomeno Anders, i Riders che hanno vinto il mondiale per club, il Team Bullet per i Ninja in Pyjamas, quindi ci sono delle belle organizzazioni e grandi giocatori coinvolti all'interno di questo torneo, che appunto giocheranno per un periodo di 3 mesi a partire dal 17 ottobre per un montepremi totale di $250,000. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come al solito e soprattutto se ci proverete quest'anno a scalare le classifiche delle Rivals per arrivare a giocarvi le qualifiche online. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Vi aspetto in live, che siamo ripartiti a cannone sulla piattaforma Viola. Un abbraccione al vostro Riberoschi.